Siamo qui alla Scuola Stazza Ponte di Ferro per presentare il libro di Maurizio De Giovanni, I cuccioli per i bastardi di Pisto Falcone. Il luogo ideale per presentare un libro, la scuola. Un po' più libri, un po' più scuola in questo territorio un po' tormentato, disagiato. Consapevolezza che quando si organizza qualcosa di interessante le persone rispondono bene, e d'altra parte anche uno stimolo per noi per continuare a creare iniziative sul nostro territorio. Però quella di oggi per noi è particolarmente importante, perché come dirà il nostro presidente Scioglione, il libro è un po' il sinonimo, il sintomo della cultura, il mezzo attraverso il quale la cultura si diffonde, e quindi anche la presentazione all'interno di una scuola su un valore altamente simbolico, proprio perché la scuola è il primo istituto dedicato alla formazione dei più giovani. Io oggi la leggo dentro il libro di Maurizio De Giovanni, il perciò voto, non vi dirò troppo particolari altrimenti perché comunque un thriller, quindi non voglio rivelarvi troppo. Maurizio De Giovanni è una delle vere più importanti della scena narrativa nazionale, lo possiamo dire senza aver paura di essere smentiti. In particolare il suo successo è legato a due serie, che sono principalmente quella del commissario Ricciardi e quella più recente di Bassani di Pisto Falcone. La serie di Bassani di Pisto Falcone ha avuto anche da poco, la vedremo sull'area giornale della RAI, RAI 1, perché è stato in programmazione una fiction, o meglio, stanno già girando proprio una fiction che ha tra i protagonisti anche Alessandro Casma, nel ruolo del Sottotitolo Coriacolo, e tra gli altri protagonisti anche Costa D'Aquino. Il libro è un thriller che la voce stessa ha definito come un thriller asciutto, stretto, in realtà lo svolge da subito, ed è un thriller che parte con il ritrovamento di una bambina, nei pressi di un passamento di immondizia, e questa bambina viene trovata proprio da uno dei poliziotti del commissariato. E dopo poco tempo questa viene trovata anche il corpo di una donna, uccisa, e dopo si scoprirà che questa donna è anche del veste. E il primo caso che doveva essere risolto è a queste due donne, una bambina ritrovata e una donna più grande ammazzata. In seguito vi sarà anche un caso curioso nel quartiere. In pratica i cuccioli di cane scompaiono, bisogna dire non c'è un cane in giro nel quartiere, e quindi i tre cuccioli, la bambina e la donna del veste, diventano poi il simbolo delle persone che sono di più emarginate della società, di quelli più deboli, di quelli che fondamentalmente hanno anche bisogno di essere aiutati dalla società. Buonasera e benvenuti. Io ringrazio la Proloco invece perché ha organizzato questo incontro, e soprattutto la signora Lili Minosa, che ha voluto che questo incontro si organizzasse, si svolgesse proprio in questa scuola. E oggi noi abbiamo una grande occasione di confronto, perché oltre ad avere un ospite eccezionale, qual è Maurizio De Giovanni, abbiamo anche un altro ospite eccezionale, che è il nostro dottor Francesco Agente. Devo dire che ho letto il libro I cuccioli e veramente l'ho letto in pochissimo tempo, perché ha catturato veramente l'interesse in maniera totale, perché Maurizio De Giovanni, quando racconta di Napoli, ma da Napoli senza stereotipi, e questa è la cosa bella, quindi la nuova Napoli, la camorra, insomma tutte sono sempre questi stereotipi, ma Napoli dai mille colori. Quindi la Napoli è piena di sfumature, ma soprattutto i personaggi sono vitali, racconta i sentimenti, racconta le passioni in modo veramente meraviglioso. Quindi veramente vi invito a leggere questo libro, perché è un libro, io ne ho letto tantissimi di Maurizio, però devo dire che questo è veramente eccezionale. Grazie ancora a tutti quanti voi e grazie a loro perché ci danno questa bella possibilità di confrontarci. Parlare a stento, con qualche rigido vocabolo con l'accento messo a caso, inciampando spesso nel caparbio tentativo di usare solo questa lingua strana, così diversa da quella che ti serviva per ragionare.
Poi gli ho rivista nelle 100 altre espressioni di cui il volto era capace, nei movimenti, nelle posizioni delle mani, del corpo. Forse è così che ci si innamora. Forse ci si deve conoscere a poco, perché è difficile scegliere la persona alla quale affidare un compito tanto enorme ed importante, essere la custode del tuo futuro. Mentre uscivo ho pensato a quanta eri bella, molto bella. Chissà se ne eri consapevole della tua bellezza. Io immagino di sì, perché i fatti hanno dimostrato che poteva anche essere il veicolo per scappare da lontano, la tua arma per salvarti. Non eri una bellezza appariscente, aggressiva, tu eri una bellezza dolce, gentile, e ciò ti ho scelta. Tante e tante me ne sono passate davanti, ma appena ti ho visto ho capito che eri tu e solo tu. Ci vuole un attimo, sai? Perché ci si abitua ad ascoltare il cervello, come se per una decisione del cuore ci fosse una lista da spuntare, come se bastasse scorrere e confrontare un elenco di aspetti positivi da vantare e soppesare con attenzione. Non è così. Certo, i particolari hanno la loro importanza. I colori, i sorrisi, la dolcezza degli occhi, il carattere aperto eppure riflessivo. Però non sono nulla rispetto alla risposta del cuore. Il cuore sa sempre tutto prima del tempo. E per me, a sceglierti, è stato il cuore. Tutto il resto è venuto dopo. È servito a mantenere in piedi la determinazione, a supportare e sostenere la convinzione, a superare l'infinità di ostacoli piccoli e grandi. E figurati se una volta che si è scelto ci si lascia fermare dagli ostacoli. A questo pensavo mentre uscivo, guardando quel po' della tua testa che spuntava dalla poltrona. A quanto fosse stato facile sceglierti e a quanto fosse difficile lasciarti dopo averti ucciso. Devo dire che Maurizio De Giovanni è un uomo generoso, perché concede se stesso, la sua prosa, le sue emozioni, il suo fanatismo di tifoso del Napoli ad una platea che forse non leggerebbe mai un suo libro. Perché chi vuole che vada all'edicola e libreria a comprare il libro di uno scrittore, se non legge mai un libro, non legge mai un giornale, aspetta a vedere la televisione oppure vede il Grande Fratello. La grande forza di Maurizio già è in questo, cioè lui allarga la sua platea attraverso un tema popolare che lui pienamente condivide con quelli che hanno le sue stesse passioni, perché credo che lo sport e il calcio siano prioritari nella sua vita, che gli rubino anche tanto tempo, forse troppo, perché stasera lui a Sant'Anastasia, io dicevo, e quindi è tutto merito del prologo di Sant'Anastasia, l'avvocato Abete, che ho avuto il piacere di conoscere stasera perché l'ho già sentito per telefono, c'è grande fervore. Io credo molto nella provincia, perché la provincia è laboratorio di cultura, è laboratorio di arte, è laboratorio di politica, dove sono nati i grandi movimenti. Io sono venuto qui a Sant'Anastasia e ho la conferma di sempre di tutto quello che tu hai teorizzato. Per essere in tema con Maurizio dico che io sono stato il primo a sostenere Sarri, Maurizio Sarri, ormai il nostro anche quando molti erano scettici. Perché? Perché io consideravo un valore aggiunto, una risorsa maggiore il fatto di arrivare dalla provincia. Se voi pensate, se solo ci fermiamo alla Campania, tutto quel grande laboratorio della politica che è stato Rusco, che è stato Virtini, che è stato Castellammare di Stabia, quanti movimenti, io per esempio vi parlo di anche altre piccole città della Campania dove mi invitano e io vado con, in maniera colpevolmente così annoiata, ma arrivo e vedo una mostra bellissima. Dico, guarda, stanno qui, guarda un po', magari questo comune che è piccolo, con tanti problemi, tante ombre, magari sarà stato pure commissariato dal prefetto per infiltrazioni di Camorra, però poi alla fine ha la forza di produrre un'idea, di realizzare qualcosa di importante. Voi pensate che proprio in questi giorni il comune che è la capitale del Malvivere in Campania, quello che ha creato la storia, un posto come Castel di Principe, ha avuto che cosa? Perché siccome la vita è sempre regolata da forti contrasti, ha avuto la grande idea
di farsi prestare dei dipinti di grande valore da Firenze, dal Salone degli Uffizi, che ha fatto un boom turistico con tantissimi visitatori. E ora a Casapesenna, proprio a quattro passi da dove è stato preso Zagaria, l'ultimo big tra i latitanti di Camorra, lì c'è una nuova mostra, stavolta non è come quella di Uffizi, le tele degli Uffizi, ma è una mostra di arte contemporanea. Quindi la cultura, il voler fare, i giovani, il sentirsi giovane senza età, riesce a trascinare tante realtà verso una dimensione, verso orizzonti migliori. La provincia, lei ama la provincia, io vorrei scappare dalla provincia, ma ci vorrei scappare ora, sono quasi arrivato a questa idea. Dunque, sto venendo da Roma, sono stato ieri a Tivoli, era il mio anniversario di matrimonio, sono andato a farti una visita a Tivoli, e stamattina sono andato a mia figlia che studia a Roma. Lei ha portato con sé una sua compagna, una sua collega di studi, di camera, e mia figlia diceva: adesso arriviamo a Santa Anastasia, lungo l'autostrada, vedrai il paese. E ne parlava con amaro in bocca, e mia moglie ha detto: perché Gilda non ti piace il paese? Lei mi ha chiesto: papà, che c'è di bello nel paese? Qualche anno fa le aveva detto: c'è la mia vita, c'è il mio futuro, c'è la voglia di cambiare. E oggi ho detto: hai Gilda, forse hai ragione, anche perché stare due giorni fuori da questo contesto è come se avesse la mente a qualcosa di più bello che c'è. E mi sono chiesto perché poi sono arrivato, per certi aspetti, non a disprezzare, ma amare di meno questo paese, questa zona, questa provincia, eccetera. E potrebbe essere invece il fiore all'occhiello della grande città, perché in genere si è sempre detto la provincia è la parte più bella di una città, almeno dovrebbe essere così. Io ho detto a mia figlia: ma quando ero a tua età il paese era diverso. E anche lui, mia moglie, più piccola di alcuni anni, così anche per me era diverso. Cosa è cambiato? Purtroppo in peggio, forse ancora non ho capito bene, però sicuramente non è quello che io ho desiderato inizialmente. E dover far vedere questa ragazza, peraltro di legge, anche lei meridionale, gli aspetti avvicinarsi della Pasqua, delle pastiere, delle altre, si sentono i profumi un po' come far capire di quella Sicilia. Io riesco a immaginare di essere siciliano, cioè mi trasporta completamente in un'altra atmosfera, e per cui se sono distratto quando leggo il libro mi devo fermare, perché così se non pensano in incantesimo. E poi l'altro momento, due personaggi che mi hanno dato colpito, sia il commissario Ricciardi sia l'ispettore Maione, sono personaggi effettivamente di un'altra epoca, perché appartengono per certi aspetti a un'altra epoca, ma sono depositari di tanti valori. Non voglio fare adesso, come dire, il vecchio, non mi ne manco il termine, ma sono uomini, tutti di un pezzo, che insegnano come dovrebbe essere la persona. Quel commissario così apparentemente taciturno, ma che è dentro a una, come dire, un altro mondo. Mi piace anche quel tocco così, il fatto che riesce a vedere i morti, che parlano con i morti, è come se fosse anche un collegamento tra cielo e terra, però questo è bello, che ci fa immaginare cosa una persona che non c'è più vorrebbe, ciò dovrebbe ancora fare per noi. Ma quest'uomo così, al di fuori del tempo nostro soprattutto, appunto taciturno, parole sul pesante, e quell'altro uomo che porta con sé anche un dramma familiare, che lo capisce al volo,
che sta ancora prima di parlare cosa deve fare, sono due personaggi che mi affascinano tanto, a prescindere da quello che sarà lo sviluppo del libro, però sono delle figure che hanno qualcosa da dire, non sono banali come tante altre che si legge, si leggono in qualche libro di autore male ma anche della maggiore, ma che non riescono a mio modo di parlo, non riescono a prenderli. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie di essere venuti in tanti. Io mi commuovo sempre quando vedo tanta gente per un libro. Guardate che non è una cosa banale. Io ho la fortuna di avere sempre tanto affetto attorno a questi storie. Non solo io, ma sono i miei personaggi a ottenere tutto questo affetto. Ed è una cosa bellissima perché siamo abituati a vedere tanta gente quando ci sono personaggi televisivi, o personaggi o attori del cinema o sportivi. E quindi trovare tanta gente di sabato pomeriggio attorno a un libro è una cosa bellissima. Io vi ringrazio di questo da lettore, non da scrittore, perché la lettura è una magia. La lettura è una magia. Quando noi vediamo uno spettacolo al teatro, o guardiamo una fiction televisiva oppure un film, noi teniamo sempre ben presente che noi siamo noi, gli attori sono gli attori. C'è una separazione, c'è un valico tra lui, no? Noi possiamo partecipare alla storia, ma l'immedesimazione non è mai completa. Ed è il motivo per cui ogni volta che guardiamo un film tratto da un libro che abbiamo letto, rimaniamo inevitabilmente delusi. Ma non perché il film sia fatto male, ma il film è fatto benissimo. Soltanto che con la lettura succede una magia, che noi entriamo nella testa della storia, nella testa dei personaggi che sono nella storia, nella testa del cuore. Noi sentiamo insieme a loro i dolori, i sapori, le sensazioni, l'amore, l'odio. La magia della lettura è questa. Noi entriamo nella testa, possiamo farlo. Solo la letteratura, no, maestro, ci consente. Io mi rivolgo al mio maestro Antonio Corvo, che credetemi è un'eccellenza assoluta e mi commuove moltissimo vederlo qui con me. È una cosa, è un regalo che mi avete fatto stasera, che veramente mi obbliga tanto. La lettura è speciale, cioè la lettura crea un contatto che è superiore a ogni altra forma di contatto. Non c'è arte, la danza, la musica, il teatro, il cinema, non c'è arte che ci possa consentire un'immedesimazione in un personaggio. La lettura sì, la lettura molto più della scrittura. La scrittura è un'attività individuale della quale è un piacere singolare, personale, bello, ma non esisterebbe scrittura se non ci fosse la lettura. Non credete mai a quelli che dicono che scrivono per se stessi. Si scrive come si parla, e si parla per comunicare qualcosa. Ha un senso scrivere, ha un senso parlare, se c'è chi ascolta. Io racconto storie, e racconto storie che si svolgono in una città che comunica, è diversa da ogni altra. L'unica città del mondo che la periferia è il centro. L'unica città del mondo che ha mille confini al suo interno. Se io parto da Piazza di Spagna e devo arrivare alla periferia di Granata, devo fare un'ora di macchina. Se io sono a Via Toledo, se faccio un passo di lato, soltanto un passo, io entro in un altro mondo, magari migliore, in cui si parla un'altra lingua, si guarda un altro teatro, si canta un'altra musica, si mangiano altre cose, e soprattutto si ha una scala di valori diversa. Basta un passo. Napoli è raccontata male, è raccontata parzialmente, sia ai napoletani, sia a quelli che sono fuori da Napoli. Non siamo la pizza e il mandolino solo, lo siamo anche. Non siamo Pulcinella solo, ma lo siamo anche. Non siamo Bologna solo, ma lo siamo anche. Non siamo il Cavalluccio Rosso di Bellavista. Non siamo il parco, il doppio parco, il contropacco Otto di Loi. Non siamo le mani sulla città di Rosi. Non siamo la pelle di Malaparte. Non siamo la Napoli milionaria di De Filippo, ma lo siamo anche. Siamo tutto questo contemporaneamente. Scegliere un punto di vista
scegliere un lato da cui raccontare la città è legittimo, ma si deve dire che è soltanto un punto di vista. Pensare di avere le chiavi del racconto del cuore nero della nostra città è sbagliato, è parziale. Ognuno di noi ne racconta un pezzo, e solo un pezzo ne può raccontare. È una città enorme, un'area metropolitana che ha 2,5 milioni di persone. Vi rendete conto che significa? 2,5 milioni di persone in un'unica area metropolitana, in una regione che fa 6 milioni di abitanti, è la metà. E la nostra regione ha il 10% degli abitanti del paese. Non si può prescindere da Napoli. Non si può fare a meno di Napoli. Se ti dire da ministri della Repubblica di bassa statura, fisica e morale, se ti dire da ministri della Repubblica che Napoli e Caserta sono un calcolo sociale, in un comprensorio che ha in sé la legge di Caserta, la legge dei Portici, il Palazzo Reale, Pompei, Ercolano, Capris e Procida, Sorrento e Amalfi, l'agroalimentare di maggior livello d'Europa e forza del mondo, storia, tradizione, una città che prima per siti di interesse altissimo, archeologico e culturale, superiore alla stessa Roma, perché più antica di Roma, non può essere guidata con un campo economico sociale. Non è possibile, c'è qualcosa di sbagliato. Se questa città è ancora prima come meta turistica di questo paese, superiore a Firenze, superiore a Roma, superiore a Venezia, e la quantità di turisti che viene qui per visitare questo paese, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel racconto di questa città. Leggere è difficile, perciò noi educhiamo alla difficoltà, ma vogliamo mettere quanto è bello realizzare qualcosa di difficile piuttosto che andare in discesa, lasciarci cadere verso l'abisso, andare verso il fondo, come su un piano inclinato. Perciò io sono veramente felice e grato di essere qua e vi ringrazio a nome dei libri. Chiacchiera, piange, ride fino alle lacrime, abbracciando l'aria e la luce e adornandosene come se fossero gioielli. La sentirete mormorare pettegola di vicolo in vicolo, sussurrando segreti che ognuno conosce, candagliando le proprie stesse ombre dove resterà umida e calda, anche se fuori è fresca e brillante. Femmina nella collana di viali e diamanti del lungomare, negli orecchini verdi delle due colline e nel sorriso che manda alle isole dal seno di montagna che ha. Femmina la città, e se avete qualche dubbio aspettate la sera, perché è allora che dismette gli abiti da lavoro, quelli che a volte possono sembrare consunti e disordinati, e si veste bene. È allora che la vedrete brillare nelle sue mille luci, vicine e lontane, su isole e penisole. È allora che uscirà truccata e abbigliata e ingioiellata, bella da svenire. E del profumo ne dobbiamo parlare? Intenso, dalle mille sfumature, vi potrà sembrare inebriante e disgustoso, sempre forte come il suono della musica battente che vi raggiungerà in ogni momento, per quanto cerchiate di sfuggirle, di allontanarvi, di nascondervi. Perché la città è femmina, se vi vuole, vi trova, sa dove cercarvi. E vi aspetterà per sorridere o per imbronciarsi, attirandovi nel buio e per farvi poi del male. Perché è femmina.